Salve ascoltatori del programma Mix Culturale, sono Margherita Bonfiglio, scrittrice e poetessa, giornalista e docente, autrice del libro Oltre la Siepe, una raccolta di racconti più o meno brevi con un unico filo conduttore, affrontare le difficoltà, i dubbi, il dolore e andare oltre, oltrepassando quella siepe che come un muro ci impedisce di vedere cosa c'è dall'altra parte. Oltre la siepe, oltre il muro dell'indifferenza, oltre le mura di cinta, oltre il dolore, oltre la disperazione, oltre cosa c'è. Me lo sono chiesta tante volte, anche da piccola, chiedeva mio padre, papà, ma oltre questa scala cosa c'è? Quando finisce, dove si va a finire? Quando uno muore, dove va? E continuo a chiedermelo, convinta che queste barriere che molte volte ci creiamo da soli, bisogna in qualche modo superarle, trovando una spinta per oltrepassare gli ostacoli. Le barriere si ergono davanti a noi, impedendoci di vedere oltre, di perdonare, di scoprire, di mettersi in gioco, di sbagliare, di provare, di vivere. Ecco, i personaggi dei vari racconti in qualche modo spiegano come fare attraversando momenti di crisi, cadendo e rialzandosi. Sono per lo più donne, inizialmente erano solo donne, poi si è aggiunto qualche elemento maschile. Sono personaggi che si conoscono per la prima volta in questo teatro creato dall'autrice. Ognuno ha un ruolo nella vita, un talento che bisogna scoprire e valorizzare. C'è chi non è consapevole e per questo non lo cerca, chi invece tenta in tutti i modi di soffocarlo e chi il coraggio dà una svolta al proprio incedere per lasciare spazio a se stesso, dando luce a doti nascoste e soffocate. Questi personaggi ora si prendono per mano e insieme decidono di andare oltre la siepe, alla ricerca del proprio io, chi timidamente, chi in modo fragile e chi con immenso coraggio. Ci sono anch'io in questa catena umana e tanti altri che sono ancora nascosti nel mio cuore. Tu che fai? Vieni con noi? No Brasil, no estado, no mundo, levando a força da nossa nação.